Ma noi sostanzialmente dal punto di vista storico abbiamo ripercorso la storia proprio prima dell'Unità d'Italia. Noi siamo partiti dalla prima metà dell'Ottocento e in particolare ci siamo soffermati su quella che era la vita all'interno dell'isola di Favignana, dove lì c'erano i detenuti politici che comunicavano in cripto, che si comportavano, usavano i pizzini. E queste tecniche sono state poi utilizzate da questi criminali calabresi, campani, siciliani. Quindi abbiamo visto come la criminalità ha mutuato dalla politica poi in sostanza. E poi abbiamo ripercorso in modo particolare i rapporti tra quello che poi sarà l'Ndrangheta, quando prima era la picciotteria, e il potere, sia esso politico, sia esso massonico, sia esso economico, e abbiamo visto sempre più stringente questo rapporto, sempre più forte questo rapporto, e poi siamo arrivati alla considerazione desolata e desolante che nella sostanza il potere politico ha usato la picciotteria, il potere politico si è nutrito e si è ingrassato con la picciotteria, fino a quando la situazione gli è sfuggita di mano, al punto che oggi, negli ultimi 20 anni, sinora abbiamo detto cosa? Abbiamo detto che oggi è il candidato politico che va a casa a trovare il mafioso, ma nell'ultimo anno e mezzo siamo andati oltre. Cioè a dire che nella realtà, che nella sostanza è la 'Ndrangheta individua anche i candidati, dispone anche i candidati, questo è il grande salto di qualità della 'Ndrangheta, disporre anche i candidati, quindi voi capite dal punto di vista sostanziale è una rivoluzione. È una situazione abbastanza grave e allarmante, quindi non basta solo arrestare, arresti, brillanti operazioni, conferenze stampa eccetera, ma dobbiamo andare oltre, dobbiamo andare più in profondità, dobbiamo cambiare le regole del gioco in modo tale che diventi non conveniente delinquere. Ma lo è, certo lo è stato, lo è, perché oggi il capomafia dà risposte che la politica non dà. Oggi il capomafia è presente sul territorio 365 giorni l'anno, il candidato politico mediamente sta sul territorio 2-3 mesi prima delle elezioni, poi sparisce. Le politiche legislative di governo quindi sono efficaci? Ora io ancora devo vedere. Diamo un altro poco di tempo, ma io ancora non ho visto progetti, approcci seri per contrastare le mafie. Sto sentendo parlare di piccole cose. Sono preoccupati della formazione delle nuove generazioni.